Università di Bologna, su cosa state lavorando per quanto riguarda la definizione dei consumi di input nel vertical farming? Cosa avete stabilito, no? E quali sono le criticità? Noi abbiamo creato un sistema sperimentale in cui sostanzialmente possiamo misurare tutto quello che entra in termini di risorse idriche ed energetiche e tutto quello che esce in termini di prodotto. Possiamo misurare quanta acqua viene traspirata dalle piante e quindi quanta acqua può essere recuperata e rimessa in circolo. Possiamo misurare quanta acqua viene drenata dai sistemi di coltivazione e ancora può essere recuperata e rimessa in ciclo. E quindi l'idea è avere dei valori di uso dell'acqua da una parte, ma anche di efficienza di uso dell'acqua, quindi quanta acqua utilizziamo per produrre una certa quantità di prodotto. Lo stesso lavoro lo stiamo anche facendo per ciò che riguarda l'energia. A oggi quello che siamo in grado di fare è scorporare i consumi energetici dell'impianto di illuminazione, dell'impianto di climatizzazione e dei sistemi di coltivazione. Quello su cui stiamo lavorando invece è cercare di scorporare all'interno dell'impianto di climatizzazione le varie voci, perché chiaramente l'impianto di climatizzazione è costituito da tante macchine: condizionamento, destratificatore, umidificatore, deumidificatore, e noi vogliamo sapere quanto ognuna di queste consuma. Perché è importante? Perché è vero che posso recuperare l'acqua che traspira le piante, però se poi questo mi costa troppo in termini energetici, devo riuscire a trovare il punto di incontro tra le due. Che cosa avete stabilito per ora o anche cosa avete visto in letteratura? Per quanto riguarda i consumi energetici, quello che stiamo vedendo è che riuscendo a manipolare lo spettro luminoso possiamo riuscire a incrementare l'efficienza d'uso delle risorse, in parte perché alcuni spettri luminosi consumano meno energia, altre perché alcuni spettri luminosi migliorano la produttività e quindi nel rapporto energia consumata prodotto che esce dalla vertical farm chiaramente questo può crescere. Quindi l'efficienza idrica di una vertical farm come possiamo al momento classificarla con i dati che ci sono? Al momento possiamo dire che è il sistema più efficiente se confrontiamo tutto quello che è per esempio la produzione in pieno campo o la produzione in una serra a bassa tecnologia. E questo perché? Perché chiaramente potendo recuperare tutto quello che non viene immagazzinato nella pianta possiamo aumentare l'efficienza d'uso della risorsa stessa, quindi sicuramente in questo momento è il sistema che più si presta a risparmiare acqua per produrre.